dalla grande distanza, ma vanno a recuperare i sandricensi con Pozzato dentro l'azione ragionata, ma c'è Campor pronto sul primo palo a dire di no alle velleità. Ora c'è libero, molto libero, ma sbaglia la deviazione del Dorando Pietri. Apposito gol all'incrocio, quasi all'incrocio. La specialità della casa, lui da solito continua a manovrare. Prova Garcia, gol, gol di Garcia, 6:42. Quello che dicevamo prima, quando c'è un giocatore, un altro attaccante di fronte al portiere, è molto difficile vedere la palina dall'inizio. Continua a manovrare. Una dedica Juan Argentina per la mamma dell'attaccante del Correggio. Okay. Gol intanto del Sandrigo, che accorcia le distanze. Diogo Neves, gol. L'unica gara disputata ieri e due con quella di oggi per questo quinto turno, si è tolto la soddisfazione di battere il... Ecco Correggio che, attenzione, davanti a porta, e c'è il pareggio Vasquez appena entrato di questo primo tempo, molto equilibrato. Il Correggio l'aveva, c'è un gol da dietro porta che sorprende Campor sul primo palo. E mette dentro sul primo palo. La mette dentro, Posito il secondo gol. Parlavamo di quello. Quando Geronimo Garcia, che fa il suo compleanno. Un saluto, un feliz compleanno para ella in Argentina. Quando Coco Matugini. No. Vediamo cos'è successo. L'arbitro. Tiro di Matugini, 3-2. Posito e Matugini. È quasi a porta vuota. Da parte del Correggio. Molto 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 chiuso il Sandrigo quando si trova l'espazio Garcia. Il Plexia non la camera, che non costano poco secondo me. Azione davanti a porta, Correggio non è il tetto iniziale del primo tempo, se non andiamo errati, dal Monte in porta. È gol di Cacao. Quando Claudio Cacao fa gol è un giocatore molto pericoloso che non si vede tanto. Cannonata, Diogo Neves senza fortuna. Triangolazione è buona. Zucchiati in campo, Zucchiati, è bella parata questa. Bella. Oltre alle ruote. Intanto vediamo questa azione, ci prova. Comunque è vantaggio numerico 3 contro 2, Matugini al tiro, palla. Ci prova con un tiro da lontano, serve Posito davanti a porta, gol! Gol! Oggi si porta a casa la pallina Franco Posito. C'è la manovra per linea esterna da parte del Sandrigo, che ha ancora 15 secondi, prova e colpisce. Il problema è che quando una squadra è chiusa cominciano a tirare da lontano e il portiere è sempre coperto, quindi è molto pericoloso anche quello. E all'ultimo momento non si chiude la triangolazione, così ora è un 2 contro 1 per la BDL. Una bellissima. Gol di Posito. Franco Posito la mette nel sete, nell'angolo, la mette nell'angolo dell'argentino de Correggio. Ma si fa il gol, questo permetterebbe di riposare un po' al Correggio, essere un po' tranquillo. Garcia.